Buongiorno, sono Liliana Fratini Passi, il direttore generale del consorzio CBI, un consorzio promosso dall'Associazione Bancaria Italiana con l'obiettivo di supportare le istituzioni finanziarie nella definizione degli standard di funzioni per abilitare pagamenti, incassi e servizi di gestione documentale per le imprese. Ad oggi vi sono oltre 800.000 aziende utenti del servizio corporate banking. Bene, noi con oggi vorremmo dare delle pillole proprio informative, ma anche suggerire un processo e un percorso di innovazione che ciascuna azienda dovrebbe in qualche modo avviare, da un lato con l'obiettivo di ottimizzare i processi interni, ma soprattutto di fruire delle opportunità che il sistema finanziario, il sistema bancario sta mettendo a disposizione per consentire alle aziende di ridurre investimenti, quindi di ridurre costi per la gestione dei loro processi di incasso, di pagamento e di riscossione. Una grande novità che abbiamo è certamente il servizio di fattura elettronica che ciascuna banca può mettere a disposizione alle proprie aziende clienti e verso le quali ovviamente consentire la integrazione dei processi di pagamento, di anticipo e quant'altro. Va anche anticipato il fatto che come organismo di front-end della pubblica amministrazione, il consorzio ha anche in animo di definire per la fine dell'anno l'infrastruttura e il servizio di incasso dei bollettini tramite la rete CB, quindi il servizio di billing che consentirà non soltanto agli utenti di pagare sul proprio home banking, in aggiunta ad altri canali, il proprio bollettino postale, ma consentirà ai grandi biller e quindi anche alle pubbliche amministrazioni centrali e locali di ottimizzare il proprio percorso di incasso e quindi poter agevolmente riconciliare. Bene, grazie.